Oggi Google dedica uno dei suoi doodle al ballerino e coreografo americano Willy Ninja, noto come il padrino del voguing, un particolare stile di danza diffuso soprattutto tra le persone LGBTQ afroamericane e latinoamericane nella New York degli anni Ottanta. Considerato figura centrale nella comunità delle sale da ballo di Harlem, cui si sono ispirate le apprezzate pose della serie TV, Willy Ninja ha contribuito a perfezionare lo stile e rappresentare la comunità LGBTQ all'esterno. L'animazione che sostituisce il logo Google nella pagina iniziale del motore di ricerca festeggia i 23 anni dall'uscita del documentario Paris is Burning, che riguarda le comunità, queste sale da ballo e le sue figure più importanti, tra cui c'era appunto Willy Ninja. Il vero nome di Willy Ninja era William Roscoe Lee, che è nata a New York il 12 aprile 1961 ed è cresciuta a Fuendo, nel Queens. Sua madre ha incoraggiato la sua passione per la danza, accompagnandolo a vedere vari spettacoli e insegnandogli alcuni dei passi che poi lo ha reso una celebrità sulle sue ginocchia. Era gay e tra gli anni 80 e 90 è stato uno dei più visti della cultura delle ballerine di Harlem, dove è nato il voguing. Il voguing è uno stile danza che combina una serie di pose ispirate ai geroglifici egizi alle sfilate moda con movimenti veloci e intricati, che a volte ricordano il mimo, a volte alcune arti marziali. Era un tipo di performance molto diffuso tra le persone LGBTQ, che si riunivano in piccole comunità chiamate case delle famiglie e poi si sfidavano nelle sale da ballo. È stato uno dei personaggi principali della community apparsa in Paris is Burning, che ha avuto un buon successo e lo ha fatto conoscere a un pubblico più vasto. Tra l'altro si è esibito in due video di Janet Jackson e spremuto per Jean-Paul Gaultier. Come ben mostra, è stato trasmesso dal 2018 al 2021, le case erano spazi sicuri per le persone della comunità LGBTQ. Lo stesso Willy Ninja nel 1982 fondò la propria casa, The Iconic House of, che tuttora continua ad esistere today. Il video animato e illustrato con cui Google lo celebra mostra alcuni degli attuali membri della casa, Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Kiki Ninja e Akiko Tokuoka, ovvero Ninja Kit. Queste comunità erano anche molto attive nella lotta all'HIV e per la sensibilizzazione sull'AIDS. Come ricorda Google, Willy Ninja svolse un ruolo fondamentale nel combattere lo stigma che esisteva attorno alla malattia, in particolare in quel periodo. Morì per complicazioni cardiache collegato all'AIDS il 2 settembre 2006. Dobbiamo parlare in modo diverso dell'HIV.